Paredes quando scopre che gioca a Barrenecea, molto molto bello. Di che anno è? Domanda molto interessante, intelligente insieme. È un 2001, è un 2001, così come Fagioli, quasi come Vlahovic, quasi come Ken, quindi sicuramente non è un giocatore giovane nel vero senso della parola, è un giocatore con poca esperienza semplicemente, un giocatore che è giovane, sì assolutamente, 2001, ma è che sei vecchio, però fa 22 anni. Partita secondo me rognosa, secondo me sarà una partita rognosa. Si inizia? Vediamo, Barrenecea sembra davanti alla difesa effettivamente. Partiti, attenzione a Caramo. L'abbiamo perso questo, è buono anche, è anche buono. L'abbiamo perso completamente, perso completamente, avevo anche detto attenzione a Caramo. Donna ragazzi, che è dormita. Capisco che è martedì, però bisogna essere svegli, eh. Santo il Signore. Pensa a te. Un minuto. Un minuto, l'abbiamo perso dopo un minuto. Perché? Perché Singo può saltare da solo? E perché Caramo è da solo? Com'è possibile? Cioè, erano da soli in due a saltare quello che ha ricevuto. Madonna ragazzi. Subito gol del Toro, incredibile. Non avevo fatto neanche in tempo a mettere la grafica. Bravo Vlahovic, che cazzo di palla questa per Kostic. Dentro per... Ma ha dato rigore? Non ho capito. No. Ah, ecco, infatti non ha dato rigore. A me non sembra rigore. O Kostic inciampa... No, è Kostic che inciampa da solo. E poi se c'è il tocco probabilmente è fuori. Bravo, ora Rabiot, gran palla. Era passata, cazzarola. Bravo ancora Rabiot. Di Maria. Allora, lì sulla sinistra possiamo avere delle chance probabilmente di sfondare. Bravo Barrenecea. Stiamo cercando molto Kostic e c'è la possibilità di fare male su quella fascia, soprattutto se Kostic la mette meglio di così. Gol di Cuadrado! È passata in qualche modo. Gol di Cuadrado, 1-1. È passata questa palla. È passata. Terza volta che andiamo a sinistra. C'è la possibilità di fare del male. Gran palla di Di Maria. Bravo anche Kostic. Anche qua a spostarla. E chi non salta resta a casa. Che cazzo viene a fare qua? 300esima partita di Alessandro. E quindi con la partita di oggi, la numero 300, la maglia di Alessandro finirà all'interno del museo esposta. Sì, beh. Alessandro è l'Alex più importante della storia della Juve. Decisamente. È passata anche questa, ma quanto dormiamo su queste occasioni? Ma ancora che la Juventus in questa stagione ha vinto soltanto due partite dopo aver preso gol. Due ne ha vinte. Col Monza e col Maccabi. Figuratevi se ne prendiamo due. Figuratevi se ne prendiamo due. Che dormite ragazzi. Che dormite ragazzi, che dormite ragazzi, che dormite, quanto dormiamo. Ma l'attaccante non può tirare da lì, cioè l'attaccante non può tirare da lì. È praticamente dentro l'area piccola. Cioè non può tirare l'attaccante dentro l'area piccola, eh. Non può. Cioè non può. Può Bremer. Non può Bremer far passare sta palla. Non può. È dentro. Capitano. Gol di Danilo. Gol di Danilo. 2-2. Vi ha ripresa. Capitano, mio capitano. Che stagione di Danilo, cazzo. Che stagione di Danilo.
Tratta di 2 chilometri questa. Giocatore clamoroso, Danilo. Dai che andiamo a fare il terzo. Secondo me ci sarà bisogno di avere Chiesa. Cioè, sarà normale doverlo inserire con questo punteggio. Di Maria ci ha sbagliato 2 o 3 palloni stasera, è questa, però è un'occasione grossa per il Toro in superiorità numerica, 4 contro 3. Bel movimento anche a liberare. Attenzione a Miranchuk in area sul mancino. Non possiamo permettercele queste, perché queste se no ne fanno 3. Non possiamo permettercele queste, eh? Che bella palla di Fagioli per Vlahovic. Traversa. Non ci posso credere. Che bella sponda di Vlahovic. Inserimento di Fagioli, assist perfetto, doppio tunnel e non la concretizziamo questa azione meravigliosa. Chiesa, Pogba e De Sciglio. Avete presente il meme dei 3 draghi? Quelli che 2 incazzati e poi quello così, e De Sciglio. Chiesa, Pogba e De Sciglio. Chiesa, Pogba e De Sciglio. Chiesa, Pogba e De Sciglio. Il Pogback è tornato Pogba. Esce Barrene Cea. Col Pogba è tornato. Sì, gol dell'ex. Si riscatta Bremer dall'errore. 3-2 per la Juventus. Si riscatta. Che bello il gol di Bremer. Ancora da angolo, il nostro Baschirotto. Fagioli per Chiesa, palla deliziosa, bel colpo di testa, bello stacco di Bremer, il colosso di Tapitanga. Ah, si esulta Bremer, esulta proprio, esulta vero. Eccoci. Ancora Juve in attacco nonostante il 3-2. Dove vai? Rabiot regista. Che vi devo dire? Adesso bisogna andare a fare un altro, ragazzi, perché questa partita non è finita. Va Chiesa per Kostic. Dentro. Oh, mano! Pogba! Ma solo io ho visto una mano del difensore del Toro? L'ho vista solo io? Oh no, ma se non entra Ken gioco con un uomo in meno, mister! Il gol di Rabiot! Il gol di Rabiot! Il nostro regista! Numero 4. Mamma, il tunnel di Chiesa. Il fallo su Chiesa. Si incazza anche Fede, ma Ricci ha fatto quello che doveva fare. Vai, ragù. Punizione di Chiesa. Federico in calcio d'angolo. Finisce qua. 4-2 per la Juventus. Si porta a casa la vittoria nel derby.